Ciao ragazze, oggi io vado a fare vedere cosa ho comprato con i soldi che ho guadagnato con YouTube, che con la monetizzazione di YouTube del video, che è una cosa che succede una volta all'anno, diciamo, perché il mio canale è piccolissimo, però ci sono qualche video che fanno, non so, un boom. E vanno e fanno un pochettino più di cose. Oggi sto con i vestiti, un vestito con cui ho pulito il bagno ancora e non mi sono, non ho tolto ancora. Devo fare la doccia, togliere questo trucco qua. E ho fatto la piastra nei capelli per vedere quanto sono cresciuti. E per chi si ricorda che ho fatto un video a settembre e loro erano qui. In 2 mesi sono cresciuti. Loro erano qui sopra l'ombro, sopra le spalle qua. Erano qui e adesso sono qui. Vedi quanto sono cresciuti praticamente questo pezzo. So qua che è tanto. E poi mi dicono che i capelli non crescono più di 2 cm al mese. Io sono la prova che crescono sì, se sono curati, se tu li prendi cura e tutto, crescono sì. Vedi quanto sono lucidi. Per questo qua tanta idratazione, perché ho i capelli secchi naturalmente. Quindi passiamo alla parte dei video, perché io devo mettere a posto queste cose, ragazzi, che già da 3 settimane lì che devo mettere a posto. E quindi cosa faccio? Le faccio vedere, anche perché un po' già si sono pure li devo pure stirare, perché da tanto tempo che sono lì. Ho comprato prima di tutto questo colletti qua, questo qua, che in realtà non è stata la prima cosa che ho comprato, che praticamente per mettere sopra il vestito così sopra, perché in realtà metto qua, metto qua. Ho comprato tutto un lucchino un po' più sistematino così, che era per andare. Guarda che questo qua era tutto stirato, adesso li devo stirare un'altra volta, che li metto qua e metto quello lì dentro. Io volevo il colore rosa, però come non c'era tutto, ho comprato rosso. E poi questa gonna nera, nella fine, questa gonnina nera qua, che c'è un po' di cose, non so, con la parte davanti, quindi li metto tutti insieme. Avevo pensato di comprare un pantaloncino, però come le voglio usare praticamente per il mio stagio, non si può fare quel pantaloncino. E un'altra cosa che ho fatto un affare, perché qua in Brasile come si dice, le stivali costano tanto, principalmente quando è nord-est. Io ho trovato questa qua, che ho mandato lei mettere nel sacchetto, poteva scegliere il sacchetto o nella scatola, ma come la scatola butto sempre, ho detto non metti solo nel sacchetto, l'ho portata a casa. Questa qua è una stivale, costava 200, quasi 300 reali, e io l'ho comprato per 60, che è una cosa qua, che è difficilissimo qua nel Brasile avere un sconto così grosso. E in una cosa, e è pure vera pelli, non tutta, però una parte, praticamente la parte interna non è vera pelli, però per me, anche se si rovina quella parte lì, guarda qua com'è bella. E a me questi modelli così sono quelli che mi piacciono di più. Questi stivali un po' così. Sono quelli modelli che mi piacciono di più, essendo vera pelle e costato pochissimo. Che praticamente tu poi li leghi questa parte qua, rimane così, no? A me mi è piaciuto tanto. E è un modello che io non ho visto nessuno così come volevo io in Italia, che mi entravano i piedi e che non costavano un sacco di soldi, perché io ho i piedini piccoli, come potete vedere qua, ho i piedini piccoli, quindi non è che li trovo sempre le una l'altra. E questo, ragazzi, non ho comprato un sacco di cose,
ma praticamente sono 100 dollari e ho preso pure un cambio buono. Ho preso pure un cambio buono e ho comprato queste cose, le altre parti ho pagato qualche conto, ho comprato cose per i capelli, per la pelle, che profumi in realtà ho comprato quel resto. Che magari sto pensando in fare un video facendo vedere i miei profumi nazionali. Dico nazionale perché sono quelli che c'è qua, che sono. Quindi magari faccio vedere perché ho comprato solo quelle cose lì che non le troverò in Italia. O che se li trovo, boh. Praticamente che non li trovo lì in Italia, di profumi, queste cose idratanti, queste cose. Ah, un'altra cosa c'è pure qua che ho comprato con i soldi di YouTube. Questo idratanti qua. Questo idratanti qua della. Non so, non in realtà ha detto che c'era questa marca pure in Italia che è brasiliana. Che si chiama Natura. E mi piace un sacco questo odore perché è un odore un po' citrico, fruttato, sai. È citrico. A me mi piacciono gli odori, sai, un po' limone, arancio, queste cose. Non troppo dolce. O fioralle, o l'odore di fiori, o l'odore un po' di magari di frutta, ma non tutte le frutte. Un po' legno, mi piace tanto l'odore di legno, queste cose. E questo, ragazzi, è un video cortissimo perché praticamente era poco soldi, no? Però io già volevo ringraziare a voi perché praticamente i soldi lì è un soldi che mi avete dato, nel senso, per aver guardato i video voi. E ho avuto, nella fine di tutto, quando stavo comprando queste cose, ho avuto un'idea. Che sempre adesso che io ricevo i soldi di YouTube, metà di quello che ricevo sarà mio. L'altra metà è io vado a comprare una cosa per voi. Che poi, non lo so, è una cosa utile, no? Per voi. Speriamo magari che ci ricevo qua ancora nel Brasile. Compro, non so, una cosa che una ragazza mi chiedeva. Uno, due, tre ragazze mi chiedevano che era. Che non ti chiamo adesso, non mi viene in testa. Il beppante, no? Quello liquido che io. È una delle cose che non ho comprato ancora. E io voglio comprare 5-6 per portare. Non ce l'ho nessuna a casa, ragazzi, nessuno. E io voglio comprare 5-6 per me e magari. Se faccio questo, compro. 5, 6 per regalare, ma regalo a una sola persona perché praticamente. O magari faccio dei kit perché, ragazze, regalare per più di una persona è difficile perché c'è la posta, queste cose che costa. E lì in Italia chi paga, chi va a pagare queste cose è il mio ragazzo perché con l'euro solo se io già metto inserito nei soldi, però immagino. Se già sono 100 dollari e io vado a dividere 50 su 50, come faccio a pagare la posta e tutti insieme? Solo se guadagno un sacco, che è una cosa che chissà, no? Chi lo sa, chi lo sa. Va bene, facciamo così, la prossima volta che guadagno metà sarà mia, metà sarà a posto. Non lo so quando succede, forse tra un po' di mese, un po' 5, 6, 7, 8 mesi, dipende di. Perché YouTube è una cosa strana, a volte c'è un mese che fa 5 dollari, sono un mese a volte che fa 10 dollari, sono un mese che fa 40. Nessuno capisce niente qua, nessuno capisce niente. Io non capisco perché a volte c'è un video che un anno nessuno lo guarda e poi 30.000 persone lo guardano. Se non capisci. Grazie per vedere questo video e spero che vi sia piaciuto, anche se è un video corto tutto. Ma sono delle cosine che ho pensato, vabbè, se ho comprato con i soldi di YouTube, come si dice, è giusto che li faccio vedere a loro. E questo serve pure per delle amiche che hanno dei canali che già hanno un sacco di cose, che c'è un sacco di tempo che non entra nell'YouTube. Che non fai video, c'è un sacco di gente nel suo canale, guardano i suoi video che dice: ah, ma tanto non fa soldi. Amore, anche se sono 100 dollari, tu puoi comprare, non so, un pannolino per la tua figlia, puoi comprare un rossetto, sempre soldi, sempre soldi, sempre soldi. Che
Il soldo non è mai sempre benvenuto, principalmente per noi che non abbiamo. Un bacione a tutte, ciao ciao, alla prossima.